trattato rispetto a tesserati della Ternana. Peraltro sono tesserati che non sono più attualmente tesserati da oggi. Dalla Ternana l'altro ieri, quindi questo è il punto diciamo, importante. Riteniamo e riponiamo la massima fiducia agli organi di giustizia e auspichiamo che non ci sia nulla rispetto a quanto accaduto. Quindi la società è abbastanza fiduciosa, non sono stati riscontrati nessun comportamento anomalo nella giornata, e anche questo è stato verificato. Quindi la società farà di tutto, forse è opportuno che anche la giustizia sportiva, ma forse anche gli organi sportivi decidano di fare qualcosa di più, perché le società da sole non sono in grado di combattere fenomeni così rilevanti e così economicamente imponenti, perché qui deriva dal calcio a scommesse una serie di elementi che determinano, al di là dell'esigenza che sembra intuirsi dai giornali di voler salvare o non salvare la propria squadra da effetti negativi, quindi da una ripercussione. Qui c'è un fenomeno che è molto più coinvolgente, molto forte economicamente, e occorrerebbe probabilmente un monitoraggio e un supporto anche maggiore da parte degli organi federali preposti, perché le società, se non da sole, non sono in grado di combatterlo.